L'Abruzzo è al 19° posto in Italia per arrivi e presenze di turisti. Nel 2017 il numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi è stato di 1.548.653, mentre il numero delle notti trascorse ammonta a 6.193.473. Il 14% dei turisti è straniero e la permanenza media è di 4 giorni. Il tasso di turisticità dell'Abruzzo è pari al 4,7%, 6,9% per l'Italia, dato che colloca la regione al 13° posto nella nazione. E quanto emerge da un'analisi del centro studi di Confartigianato Chieti L'Aquila. A livello regionale la media del periodo 2015-2017 è stata di 6.200.000 presenze, 13,9% di stranieri, con un calo del 15,9%, meno 13,5% di stranieri e 16,3% di italiani. La variazione negativa, unica in Italia assieme a quella del Molise, colloca l'Abruzzo al 20° posto della graduatoria nazionale. Le imprese artigiane attive nei settori interessati della domanda turistica nel primo trimestre 2018, continua ancora l'analisi di Confartigianato, sono 4.744, cioè il 15,6% del totale, pari al meno 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A livello territoriale in testa la classifica abruzzese per numeri e tasso di turisticità, ben più alto della media nazionale, c'è la provincia di Teramo, seguono poi Pescara, L'Aquila e Chieti. In provincia di Chieti gli arrivi sono stati 299.397 e le presenze sfiorano il milione. Del totale 11,6% viene dall'estero. I dati collocano il chietino al 99° posto della classifica italiana. In provincia dell'Aquila invece gli arrivi sono stati 345.654 e le presenze meno di 900.000. Del totale il 7,5% viene dall'estero. I dati collocano l'aquilano al 106° posto della classifica nazionale. A Pescara poi sono stati 352.798 gli arrivi e quasi 1 milione le presenze, composte dal 14,7% di stranieri, dato che colloca Pescara al 90° posto. Per Teramo, come detto, gli arrivi sono stati maggiori e superano le 550.000 unità, mentre le presenze sono quasi 3 milioni e mezzo. Il 14% è rappresentato da stranieri e la posizione in classifica è la 94°. L'Abruzzo ha bisogno di una programmazione unitaria ed articolata dell'ampia offerta territoriale, afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli. Una programmazione che valorizzi le eccellenze paesaggistiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche presenti nelle 4 province. Tutto questo nel corso degli anni, conclude Confartigianato, e delle diverse amministrazioni regionali che si sono susseguite, non è stato mai fatto. I dati, infatti, dimostrano che c'è bisogno di un nuovo impulso e di un'attenzione maggiore per il settore.